Delle gente come Tiago Coprei, che mi sta piacendo tantissimo, l'ho già detto parecchie volte. E allora, niente, nel video precedente abbiamo visto cosa succede quando si viene colpiti, quando avviene un trauma, quando si inciampa un'arma. Sono tutte caratteristiche facoltative che possono essere inserite a inizio partita. Poi c'era una terza, che era praticamente quella dell'ossigeno della tuta quando si viene feriti. Questa ancora non l'abbiamo vista perché siamo ancora all'interno dell'astronave Talos 1. Abbiamo ancora una missione facoltativa, che è quella del dottore. Poi c'è la missione, quella principale. Siamo messi non proprio benissimo, nel senso che ho dovuto affrontare parecchi mostri. Le munizioni sono praticamente ai minimi termini e non è che siamo proprio attrezzati al meglio. Diciamo che con i mostrini, quelli ragnetti, quelli neri piccolini, me la cavicchio abbastanza. Ho trovato una buona metodologia, che è quella di bloccarli con questa specie di estintore che li rallenta. Mentre quelli grossi sono un problema un po' più serio. Allora, adesso noi praticamente abbiamo questo qua, riflesso scuro, che è sempre la missione principale, mentre invece poi abbiamo anche questa cioè, scusate, questa qua, che è praticamente la chiave della stanza di Bellamy. Allora, sono indeciso sul da farsi. Io proverei anche a tornare indietro. Il problema è che penso che quell'area, che adesso della missione facoltativa, penso sia un po' tanto difficile. Magari adesso provo a farmi un giretto, vediamo un attimo com'è. Ok, allora la missione si trova esattamente qua dentro. Ah no, è sotto. Obitorio psicotronica. Ma prima di proseguire, torniamo un attimo all'assemblatore. Ok, posizioniamo i materiali. Così qua sono i materiali che ci servono per costruire i proiettili della pistola. Ok, adesso abbiamo una scatola di munizioni da 30. Abbiamo 45 colpi. Niente, serve una chiave. Per proseguire di qua serve una chiave. Accesso generale. Niente, raga. Questa qua è una missione che resterà in stand-by. Ritorniamo sopra e continuiamo con la missione principale. Ok, la missione principale, praticamente, qua dice che, qua, leggo quello che c'è scritto. Allora, Alex ha disattivato i server prima che potessi finire di vedere il video che avevamo visto 2 partite fa, mi sembra, e che ci stava spiegando quello che era successo. January, che è quello che ci sta aiutando, di cui non sappiamo ancora nulla, però ci sta aiutando, ritiene che il dottor Lorenzo Calvino, l'uomo che ha inventato la tecnologia riflesso, conosca un modo per ripristinare il file. La sua officina si laboratorio si trova al laboratorio hardware. Quindi dobbiamo cercare di ripristinare appunto questi file. Ho visto che dall'altra parte di là c'era una porta trasparente, ci sono mostroni grossi. Quindi stiamo molto attenti. Cazzo è? Oh, ma quello è vivo! Merda, m'ha visto. Non m'ha visto. Nuova chiave magnetica, ingresso del personale. Ah,
Ah, ma c'è un vetro, per quello che non mi ha attaccato. Allora, facciamo anche sta cosa qua. Disattiviamo l'obiettivo, mettiamo l'obiettivo della storia principale, così abbiamo l'indicatore per il percorso corretto. Questo è una sorta di auditorium, tipo cinema, credo. Ok. Quindi avete visto, c'è ancora del personale vivo. Io ancora di persona non ho incontrato nessuno, eh. Ma adesso sta cosa facciamo un saltino. Devo forse salire là sopra? Se posso evitare, io li evito. Molta tecnologia della stazione nasce qui. Equipaggiamento da laboratorio, componenti speciali, prototipi. Dovremmo riuscire a riparare il tuo terminale riflesso nell'officina del dottor Calvino. Probabilmente Calvino ha una chiave magnetica. Potrai trovarlo, o ciò che ne resta, con il registro di sicurezza. Ok. Ah, qua è possibile passare. Però mi serve la capacità di sollevamento. Di livello 1. Ma quasi quasi. Proviamo a vedere un attimino qua com'è la situazione, va. Aspetta, ma qua palco dimostrativo. Ah, qua è dall'altra parte. Forse non mi serve la chiave magnetica. Forse posso passare da là sopra. Che mi sembra pericoloso, piuttosto pericoloso. Dobbiamo andare da questa parte. Ecco lo spettro. È lì in fondo. Qua secondo me bisogna aspettare che si gira, che se ne va. Ho pochi colpi ancora per la pistola, vorrei evitare. Circuito distrutto. Qua dovrei essere al sicuro. Merda! Una torretta distrutta. Ma qua sono dove ero all'inizio. Qua è dove. Qua sono ritornato nuovamente all'inizio. Cosa devo cercare qua?
stazione di sicurezza qua. Blocca il deposito di sicurezza. La stazione è questa. Ah, ok. Facoltativo, usa la stazione di sicurezza per scoprire la posizione del dottor Calvino. Ok. Quindi praticamente noi andiamo qua su equipaggio e lo cerchiamo qua in questo elenco. Lorenzo Calvino è morto. Poi mi diceva facoltativo, trova la posizione, cerca la chiave, ah no, cerca la chiave, no, questa qua non è una cosa facoltativa. Mi ha visto. Ah, Lorenzo Calvino è là in alto, raga. Devo prendere la chiave da lì. Merda. Devo andare da quella parte. Ha visto? Devo salire lì in alto. Ma visto? Porca puttana. Vabbè, però non è stato così. Non è stato così difficile. Pensavo molto peggio. Ho praticamente svuotato un carico con un caricatore vanno giù. Se li congeli, se li blocchi con sta roba. Second floor. Questo dovrebbe permetterci di salire. Aia. Vediamo qua. Registratore in ingresso, ne vanno manutenzione, perdita di tubo, riparazione temporanea. Vabbè. Pezzi di ricambio, uso oggetto, che è sta roba? Interruttore locale. Spegni. Alimentazione centrale. Però così lo spengo. Non so se ho fatto una roba. Ah, ok. Praticamente così ho tolto la corrente. Ora posso muovermi anche da questa parte, credo. Per poter praticamente riparare sto coso, non dà più scosse elettriche. Però al momento non ci interessa questa roba. Ah, serve la corrente. Ballistic Lab. Qua magari riesco a trovare qualche arma interessante. Laboratorio balistico. Ok.
Granata riciclante. Quando esplode la granata riciclante stravolge la struttura molecolare degli oggetti nelle vicinanze e li trasforma in materiale riciclabile. La tua uniforme garantisce un certo grado di protezione, ma non è a prova di danno. Granate riciclanti possono essere lanciate e attaccate ad altri oggetti. Ok. Vabbè. Mettiamo da parte per il momento. Ok, allora, raga, lì è il buco che avevamo visto nelle partite precedenti. E non c'è ossigeno lì. Ok, dobbiamo trovare un altro modo per entrare. Questa invece è chiusa, magari riattivando la corrente. Intanto io mi mangio Volde. Magari riattivando la corrente la porta può funzionare nuovamente. L'avevamo già letto sta cosa. Allora, attiviamo la corrente. Ora bisogna stare attenti a quelle scosse. Qua funziona però. Ok, ci sono dei mostriciattoli. Ora mangiamoci ancora qualcosina. Ripristino 5 punti salute. Cartucce, chips. Quel vetro lo sapete che si infrangerà sicuro. È proprio strumento. Grata, trasporto 1. Vabbè, allora facciamola sta cosa del trasporto, dai. Allora, ingegneria, sollevamento 1. Tanto mi chiede una neuromod. Ok, la solleviamo. Trasporta. Oh. Appunto, il nuovo codice. 2673. Il nuovo codice di che cosa? C'ho paura avvicinarmi a quel vetro. Minerale ignoto, stavo testando la granata riciclante. Praticamente stavo mettendo sto minerale ed è uscito qualcosa di strano e l'ha inserito nella cassaforte. Nei miei alloggi c'è un progetto per la granata riciclante. Questo qua è il codice che abbiamo trovato. 2673. Materiale esotico, dovrebbe essere quello viola. Appunto. Una granata riciclante esplose con il mio piede nel raggio d'effetto. Il materiale organico che un tempo apparteneva al mio corpo è ora compattato nella sfera che vedi davanti a te. Fai attenzione. Questa è la sfera.
Pronti, siete rinchiusi. Non credo che ci sia qualcosa da raccogliere lì dentro. Oh, ma qua sotto c'è roba. Abbiamo un sacco di materiali, possiamo costruire un sacco di roba. Specialmente le munizioni per pistola che sono fondamentali per il momento. Camera balistica. Camera sigillata, granata riciclante, contenitore per granate. Apri camera, rilascia granata riciclante. E rilasciamo la granata riciclante, vediamo cosa succede a sti mostri. Che storia! Apri camera. Ma sta granata è una figata. Cioè, sta granata è davvero una figata. Cioè, io praticamente con sta granata trasformo tutti i mostri in materiale direttamente. È comodissima. Io penso che andrò subito a equipaggiarla. Adesso appena troviamo un mostrone la utilizziamo, gliela spariamo addosso. Allora, abbiamo questo ascensore. Da prendere per poter salire e andare dal dottor Calvino. Questo lo possiamo anche disattivare così evitiamo di prenderci la scossa finché non avremo. Non avremo riparato quest'affare. Poi ci mangiamo anche qualcosina. Ok, questo può essere spostato adesso, eh? Merda, non posso passare. Ma sollevamento 1. Vediamo dove ci porta. Merda. Ok, allora. Un attimo in stand-by. Un attimo in stand-by. Vediamo sto ascensore. Eh no, perché va via la corrente. Devo riattivare la corrente per salire. Ora funziona. Eccoli. Transcribe. Ciao, sono Legli. Sta succedendo qualcosa di strano lì? No, di che tipo? Non voglio allarmarti. Che succede, Legli? Non lo so, la sicurezza è dappertutto. Quindi lì è tutto normale? Direi di sì, non lo so. Sono stata in laboratorio tutto il giorno. Aspetta, do un'occhiata. Cos'è stato? Oh mio Dio, abbiamo perso due laboratori. Cosa? Devo andare. Dispensatore operatore, questo qua è comodo. Ok, questo qua dispensa ancora gli operatori, perfetto. Qui abbiamo una grata. Non so dove ci porta, mamma mia, è gigantesco questo posto. Andiamo dal dottor Calvino, andiamo a recuperare la chiave. Buono, una torretta funzionante. Merda. Dov'è la torretta?
Colpi ne abbiamo? Sì. Sto imparando, eh. Sto imparando anche a comportarmi, a come comportarmi con sti tizi. C'è un botto di roba. Appunto. Ciao, mi chiamo Mr. Glue McGlue. Cannone glu mi sta salvando la vita, ma tantissimo. Appunto. Memorizza la password. Distruggi questa nota tramite un operatore tecnico. Password del computer del gruppo MacRoll. Non ha distrutto nulla. Nulla di che. Nuovo codice, officina meccanica, il codice dello scompartimento è 9611, se prendete qualcosa fatemelo sapere. Boh, nulla di che, parla di test, ma non mi sembra nulla di che. Lavagna, lunch. Mi sembra nulla di che. L'avete perso voi. Questo è interessante. È un progetto che serve nell'hangar di carico, però al momento io non posso andarci. Serve per costruire delle torrette. Il dottor Calvino non si sente abbastanza bene da presentare l'ultima versione di riflesso ai nostri ospiti. Perciò non sarà nel laboratorio per qualche tempo. Ho organizzato tutto in vista della mia assenza. Ti invito il mio codice e il mio ufficio. Ok. Abbiamo il codice dell'ufficio del tizio. Chiave inglese, poi la smonteremo. Intanto io mi mangio sempre qualcosina. Birra. Ci beviamo un bel tè verde. Dovrei anche tornare indietro, raga, a trasformare tutte queste cose che ho in più in oggetti, perché anche qua l'inventario si sta nuovamente riempiendo. Oh! Sotto ci siamo già stati. Non riesco a capire se. Ah, sì, questa qua è la zona iniziale. Oh. Questi qua sono le stesse mail che c'erano anche nel. Chi ha dotato Mr. Glue di un paio di braccia, ovvero il primo. Questo qua deve essere un robot Mr. Glue che fa da estintore, cioè sostituisce l'arma che ho io, un robot che spara. Quindi. Certo che eravamo a letti, siamo nuovamente ritornati qua c'eravamo già passati.
perché la stanza è triangolare, non rettangolare, quindi ho fatto un attimo di confusione. Ok, allora vediamo qua la password, visto che l'abbiamo recuperata. 2, 9, 0, 5. Questo è il punto di ingresso. Ok, qua si prosegue per il laboratorio. Noi allora a sto punto andiamo. Che c'è qua dietro? Andiamo prima di qua allora. Così raccogliamo tutto quello che c'è da raccogliere. Balistico. Non c'è più spazio. Non ho più spazio. C'è un botto di roba. C'è un botto di cibo. Vabbè, nulla di che, roba da mangiare. Adesso io me la mangio tutta così salgo di salute. Nel caso dovessi avere bisogno, vengo qua e vengo a mangiare qualcosina. Tra l'altro posso anche bere l'acqua per ripristinare la salute. Abbiamo compagnia? Eccolo. Colpi. Ok. Dai. Integrità tutta danneggiata. Ha fatto malissimo. Credo sia il direttore del laboratorio. Sospetto che ti ammirasse. Peccato. Significa? Quanto ne da baseball. Allora, l'integrità di tutto è danneggiata. Vediamo un attimo. Usiamo un kit. Ah, ok, il cannone glu è danneggiato, raga. Quindi praticamente, vabbè, noi ne abbiamo altri due. Ok. Possiamo assegnarlo, quindi assegniamo qua il cannone. Ok, ora dovremmo avere quello nuovo. Perfetto. L'altro poi andiamo a smantellarlo, così andiamo a recuperare anche nuovi spazi. Andiamo a sbloccare nuovi spazi. Email. Richiesta parte. Una richiesta di Morgan di nuovo. Oggi era giù in hardware. Se ne stava lì come se non sapesse dove andare. E quando mi sono offerto di aiutare, ha chiesto altre parti di operatore. Ho chiesto se le ultime avevamo mandate non erano sufficienti. Mi ha risposto con uno sguardo vacuo. Non so, fidami, i pezzi che Morgan mi ha preso fino ad oggi basterebbero riparare 5 volte tutti gli operatori della stazione. Abbiamo altri operatori che necessitano riparazione. Neuromod. Altri due Neuromod. Ottimo. Magari potrei utilizzarli per ampliare la tuta. Se dimentichi il codice ES XO, oddio, io ho problemi con questo tipo di ES XE, come cazzo, un attimo. Allora, praticamente ho googlato la tavola periodica allora un attimo, e allora ES corrisponde
a 1.3 e XE a 2.6. Quindi 1.3, 2.6. 1.3, 2.6. No? Ah, forse il numero in alto degli elementi. Allora, l'estegno è il numero a 99 e lo xenon XE è 54, quindi 99-54. Ok. Progetto di assemblaggio DermaWeb, non so cosa sia. Ok. Cacchio, qua praticamente scendiamo. Oh, ma ci troviamo nuovamente qua. Questo qua è il punto di ingresso. Ok, niente. Allora, facciamo una bella roba. Possiamo... C'era un... se non ricordo male qua. Un riciclatore. No, mi sto confondendo, credo. Ah no, il riciclatore mi sa che era sopra. Allora, torniamo sopra. Qua siamo praticamente dove eravamo già passati. Andiamo a far visita al dottor Lorenzo Calvino. Ecco la tessera, raga. Nuovo obiettivo. Sistema di propulsione gravità zero. Ecco qua. Da qualche parte nell'officina meccanica del laboratorio c'è un progetto di assemblaggio di un sistema di propulsione. Ok. Progetto di assemblaggio, eccolo là. Allora, niente, qua c'è da scendere. Proviamo anche a riparare la struttura, quella degli oggetti. Questa qua, vediamo se ho abbastanza materiali per ripararla. Così smaltiamo un po' di oggetti e andiamo a recuperare tutto il cibo che... che mi sono lasciato indietro. Livello riparazione, no, livello riparazione 2. Cos'è questo, un bigliettino? Ma sì, dai, sviluppiamo la riparazione. Madò, riparazione 2, 4 neuromod, è tantissimo. Facciamolo, dai. Ripara. Ok. Ora dovrebbe funzionare. E attiviamo l'alimentazione. Perché non funziona adesso? Beh, ma ha fatto una stupidata.
Io potevo anche passare di qua. Avevo sbloccato questo passaggio con l'abilità di sollevamento. E era abbastanza inutile adesso. Pensavo fosse un marchingino che mi permettesse di, come dire, di riparare le cose, di smaltire gli oggetti. Quindi allora praticamente dobbiamo andare lì, raga. Io però prima di andare avanti voglio procedere da questa parte e vedere che c'è. Questo qua abbiamo visto che la porta è chiusa. Quindi ci serve quel tesserino che abbiamo visto là in alto. Io voglio vedere che c'è da questa parte. Lì praticamente è dove scappava il tizio. Eccolo. Oh, quello che mi serviva. Metti oggetti nel contenitore, c'è anche la struttura di smaltimento oggetti. Assistente tecnico. Che è sta roba? Rigenera il vigore più rapidamente. Va bene. Sta roba, lancia dardi, spazio insufficiente. No, vabbè, devo trovare assolutamente il modo di liberarmene. Metti oggetti nel contenitore. Ah, questo qua è il riciclatore, perfetto. Allora, qua dentro adesso ci mettiamo tutta la roba che non mi serve. Tipo il cannone glu, che questo qua ormai è consumato. La chiave inglese, che ne ho mille. Ok. La pistola è quasi inceppata, quindi però per il momento ce la teniamo. Tutte ste robe qua via. E ricicliamo tutto. Quanta roba. Ok, adesso abbiamo un sacco di materiale. Bene, possiamo prendere il nostro lanciadardi. Lanciadardi predatore. Lanciadardi predatore spara dardi di schiuma plastica che non infliggono danni. Può essere usato per importunare colleghi e far scattare trappole a distanza. Distrarre i nemici, interagire con gli schemi e pulsanti. Usa R2 per sparare, quadrato per ricaricare. Quindi non è un'arma. Cioè, è un'arma finta. È un'arma finta. Cioè, sono tipo quei giocattoli per bambini. Ma niente. Ci accontenteremo di un'arma finta. Possiamo ora, posso risalire qua si può salire. Posso risalire nella stanza e prendere tutte le cibari che avevo lasciato indietro. Ok, possiamo continuare a esplorare da questa parte. Ignorala, prendi quello che riesce e vieni nel mio ufficio, evacuiamo. Come? Cosa dovrei? Neuromod, materiale esotico, sbrigati, raggiungimi nel mio ufficio. Sì, signore. E porta un cannone glu. Ok, non c'è niente. Non c'è niente. C'è un cannone glu qua da raccogliere, però.
Un cannone blu operativo al 46%. Ok, allora raga, prima di salutarci, c'è da esplorare questa cosa qua, ok? Non è che manca tanto al completamento di quest'area. Volevo semplicemente andare a vedere qua. Qua abbiamo aperto un passaggio. Ok, vediamo che c'è. Oh. Porca puttana. Ma vattene a cercare quel tizio. Ma come? C'è già l'inventario pieno. Merda. Mangiamoci qualcosa. No, vai a capire dov'è sto schifo. Non c'è spazio. Ah, ma di qua si entra ugualmente nel laboratorio, raga. C'erano tre possibilità: sviluppare l'abilità sollevamento, l'abilità di riparazione e questa. Quindi avevamo varie possibilità per entrare nel laboratorio. Figo, molto figo. Officina meccanica. Progetto di assemblaggio, eccolo lì. Qua abbiamo i robottini. Dottor Lorenzo Calvino. Ne abbiamo due, ne abbiamo i robottini. Beh, niente, raga, ci vediamo al prossimo video perché sennò viene fuori un video di 500 milioni di ore. Niente, come sempre, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel pezzo in iscrizione al canale se vi va. Bello, andremo a prendere gli stivali repulsori nella prossima partita.